Buongiorno, benvenuti e bentornati in un nuovo vlog. Sono i vostri preferiti e quindi continuo a farli. Oggi è 7 di gennaio ed è il compleanno di mia sorella, quindi i miei dopo pranzo vanno giù da lei a Caserta e io ne approfitterò per rimanere a casina da sola e fare una sorta di piccola pausa. Sto facendo colazione perché alle 10 e mezza devo andare a fare la terza dose di vaccino. L'unica cosa che mi dà particolarmente fastidio da brava persona perfettina quale sono è che io abbia fatto le prime due dosi con il Pfizer, mi ha avuto problemi, tutto bene. Guarda oggi che invece vlogo che cosa succederà, eh? Lo staremo a vedere. Comunque no, oggi con il fatto che adesso il Pfizer lo fanno soprattutto ai bambini e alle persone più piccole di età, è come se scarseggiasse, quindi c'è molto più Moderna paradossalmente, quindi devo andare a farlo col Moderna. Come avevo già detto qualche video fa, tutte le persone che conosco che hanno fatto Moderna hanno avuto qualcosa. Io ripeto, non ho mai avuto nessuna reazione ai vaccini finora, né febbre né fastidi particolari, per fortuna ovviamente, soltanto il classico indolenzimento al braccio e leggermente, ma sapete che voglio proprio così, di sonno verso la sera, insomma. Io li ho sempre fatti di mattina, quindi vi posso dire le mie esperienze durante tutta la giornata. Quindi niente, oggi vedremo che cosa succederà. Detto ciò, appunto, adesso finisco la mia colazione. Vaccino fatto, per ora tutto bene. Me lo sono fatta fare al braccio sinistro e sto iniziando a sentire un po', mi dà fastidio però. Non so se sentite il cane che abbaia, Amarok. Praticamente mi sono fermata un attimo al supermercato. Adesso vi faccio vedere cosa ho preso e cosa ci voglio fare soprattutto. Lì c'è mio padre, mi ha accompagnato con la torta di mia sorella. Ah, sotto, sopra ci ho messo le castagne fresche. Buono. Allora vi faccio vedere che cosa ho preso perché adesso ci dobbiamo fare delle cosine. Allora, finalmente ho trovato i funghi portobello, quindi Ave Maria, piena di grazia, buoni. Visto che oggi voglio provare a fare a casa, perché non l'ho mai fatto, il bulgogi, che sarebbe la carne marinata. È tipo uno dei piatti coreani più facili del mondo, ma più buoni, io lo adoro. Quindi poi vi faccio vedere come fare. Ero indecisa perché in realtà si può fare sia con la carne macinata che ricetta classica con il filetto, insomma. Non ho trovato il filetto quello intero da tagliare, quindi ho ripreso questi qua che sono appunto gli straccettini. Oppure il macinato, tanto questo male che va, lo congelo. Poi ho ripreso questa, la mia julienne di formaggi per quando faccio il tteokbokki. E quindi adesso mi metto subito a marinare la carne, visto che deve stare un pochino. Ogni volta che mi rimetto questo completo di H&M, quello che ho scritto Downtown e lei, bla bla bla, col pantalone, mi ricordo che l'ho messo l'ultimo giorno del concerto di BTS. E mi viene, vi giuro, un'angoscia di vivere. Il posto dove sono andata a fare il vaccino oggi era strano. E mi hanno fatto fare 8.000 volte su e giù per le scale. Cioè, sala d'attesa qua, poi sala d'attesa di là, porta il foglio, fai leggere al medico, rivai su, rivai giù. Praticamente ho fatto tipo, non lo so, una sessione di workout. E poi ci hanno messo tutti in una sala. E non è che ti facevano entrare uno per volta e facevano, cioè, davanti a tutti passavano col carrellino e ti facevano l'iniezione. È stato strano, ambiguo. Comunque, l'ho fatto sul braccio sinistro. In realtà io di solito alternavo. Facevo la prima, l'ho fatta a destra, poi a sinistra. E stavolta l'avrei dovuta rifare a destra, però l'ho rifatta a sinistra. Tanto vabbè, non è che cambi molto. Poi la tizia mi fa: no, ma non ti esce il sangue? No, so, ma io mi conosco. Cioè, lo so che appena mi tocchi, io mi apro tipo bambola voodoo. Quindi, comunque, è andata anche questa, ragazzi. Non sono una persona particolarmente spaventata da queste cose, onestamente. Anche già su Instagram mi stavate scrivendo: Ila, adesso ti farà malissimo il braccio, oppure sarai stanchissima, ti verrà la febbre. Allora, prima di tutto, ti è. Cioè, ti è in ogni caso. Se dovesse essere, pazienza, amen. Cioè, queste sono cose messe già in conto e quindi, ripeto, non mi è mai successo le prime volte. Staremo a vedere adesso che ho cambiato anche vaccino. Per ora è passata un'oretta e qualcosa. Non
sto bene, sto come prima, quindi vi darò aggiornamenti poi durante la giornata di oggi. Tra l'altro, sapete cosa? Ieri ho comprato questo fondotinta da Sephora, pensando fosse un fondotinta, ma in realtà da quello che ho capito è tipo più un primer, filtro perfezionamento della pelle. Però la gente lo usa come fondotinta, quindi io ero convintissima che desse quel bellissimo effetto glowy che piace a me, molto Korean skin. Quindi lo devo provare e devo vedere l'effetto che dà sulla mia pelle, che non è una pelle particolarmente problematica, però avendo un tono molto chiaro, vedete, appena c'ho una cosettina si vede subito e quindi voglio vedere se copre in quel senso. Staremo a vedere. 40 euro de primer praticamente. Detto ciò, appunto adesso vado verso la cucina. Oggi in realtà, visto che tutti i lavori me li sono anticipati durante appunto questi giorni, non ho da fare grandi cose. Ovviamente tutto fatto apposta in previsione di oggi. Che ho detto, non sia mai appunto mi prende qualcosa, qualche, non so, giramento di testa. Che poi io faccio sempre i vaccini qualche giorno prima che mi venga il ciclo. Non è consigliato secondo me, perché già cioè giramenti di testa di mio. Se sentite di qualcuno che ha avuto un'allucinazione, probabilmente sono io. Primo step, ho frullato l'aglio, anche se è rimasto un po' troppo grande, però vabbè, con un pochino di gochujang paste. In teoria potete mettercela come non, però visto che mi piace piccantino, ce la metto. Se ce l'avete pure un po' di gochugaru, che sarebbe la polvere. Poi cipolla come se piovesse, questa è anche poca, quindi ne taglio un'altra. Ok, ho messo anche la pellicola così la lascio marinare. Praticamente ho tagliato la carne, oltre poi alla pasta che vi ho fatto vedere di prima. Salsa di soia, zucchero, io ci ho messo quello di canna perché c'è solo quello. Un pelino di sale, un pelino di pepe, appunto la cipolla. Ci ho messo un po' di olio di sesamo e un po' di olio d'oliva. Perché io trovo l'olio di sesamo molto 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 forte, quindi ho diciamo smezzato la cosa. E adesso lo lascio qui. Poi devo prepararmi il riso nella mia cuociriso. I miei stanno andando. Eccoli. Ciao. Sola ragazzi, finalmente sola. Poi mi fanno non ti mettere le cuffiette quando sei a casa sola perché non senti niente. Io no, ma ci sento. Quindi adesso dai, me ne tolgo. Anche perché cioè, io mi ero accorta che comunque è l'una. Cioè, sono una ragazza che ha appena fatto il vaccino, si deve comunque nutrire, cibare. Riso pronto, l'ho messo in una ciotolina così bianco appena tolto dalla vaporiera. Poi stavo modificando qua una fotina che vedrete presto su Instagram. E qui ho messo la carne nella padella. Non ho messo il fuoco troppo 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 alto perché altrimenti le cipolle non si cuocerebbero. Stavo per scordarmi i funghi, quindi l'ho tagliati e l'ho messi subito dentro. In realtà metà di un fungo perché è gigante. Gli ultimi tipo 3 minuti alzate al massimo la fiamma, così si restringe tutto quanto e vi viene bello scrocchierello. Ci ho messo anche i semi di sesamo, ma guardate che bella faccia che ha il mio primo bulgogi della vita. Facciamo un test in diretta, anche se ho paura perché brucerà tipo da morire. È uguale a quello del ristorante. Che skills, ragazzi. Ho appena finito di pranzare, sono le 3, ma ce l'ho fatta. Questa è una delle cose che adoro di più del cibo coreano. Io lo sapete, mi sono operata lo stomaco ormai, sono 5 anni, però riesco ancora a mangiare quantità limitate, soprattutto in breve tempo. Ma il cibo coreano non c'è stata mai mezza volta che mi abbia fatta sentire piena o appesantita, il che appunto è strano, molto strano, anche perché comunque quasi tutti i piatti che prendo di solito o hanno il riso o hanno la carne, perché comunque sono cose che riempiono tanto. È assurdo, provare per credere, poi mi dite. Comunque questi giorni sono andata in fissa con il canale di Johnny Foyce che io seguivo un po' di annetti fa, quando ancora stavo con l'altra ragazza. Poi non l'ho più seguito e l'altro giorno stavo cercando il nome di un locale che sta qui a Roma e ho visto tutti i suoi video food porn sul cibo di Roma, Napoli, Torino, Venezia, e li fa tutti. Quindi ho detto no vabbè che figata, io poi adoro queste cose dove mangiano. E quindi mi sto tipo segnando tutti i posti ogni tanto, vabbè, cioè è assurdo. Per quanto riguarda invece l'aggiornamento vaccino, sto bene, sto benissimo, mi sta cominciando a dare fastidio un po' qua sopra il braccio, ma niente di particolarmente emozionante. L'altra volta appunto mi era presa più sonnolenza, alla fine sono passate 5
5 ore. Guardate che vi faccio vedere. La Gwendix! È vero, è diventata un po' vecchietta, un po' rachitica. Facciamo un change. Dove sei andato fuori? Che schifo! Dove ti sei messo nelle piante? Muscoloso, no, veramente a prescindere. I cani maschi, non so se lo sapete, ma ovviamente hanno più muscolatura, soprattutto nella zona toracica. Infatti, se lo notate, lui è largo. Adesso volevo sistemare qua la cucina, ovviamente. Poi devo stendere i panni perché mia madre mi ha lasciato questo compito che odio. Chiedetemi di fare tutto in casa, ma non i panni, cioè proprio non ce la posso fare più forte di me, però vabbè. E poi volevo mettermi a vedere And Just Like That, che dopo la seconda puntata non ho più visto, ormai l'ho iniziato, quindi lo voglio vedere, anche se ogni volta che lo vedo provo un senso di imbarazzo. Non so bene come spiegarlo se non così, quindi non sono proprio pronta, prontissima. Voglio provare questo coso che abbiamo scoperto appunto essere un primer. Io ho preso la tonalità 1 Fair, cioè il problema è che veramente se è solo un primer e costa 40 euro e qualcosa, mi devi fare la pelle che non si sa. In realtà non so neanche bene come applicarlo, quindi lo proverò tipo su metà viso. Tra l'altro già si vede l'effetto super shiny che ha. Proviamo prima con le mani. Cioè, praticamente è come se fosse una super crema che ha questo effetto, vedete, super riflettente. Che in realtà secondo me si può usare come fondo, se magari poi sopra ci metti un correttore. Però ti devono piacere le cose molto molto shiny, perché proprio risplendi quando ti metti sto coso. Ovviamente un po' di copertura la dà, solo che con le dita non è facilissimo da stendere, rimane un pochino a chiazze. Quindi penso mi aiuterò con la spugnettina. Io, essendo soprattutto ultimamente abituata al fondotinta Kushan, quello coreano, lo tende a dare questo effetto sempre un po' lucidino. Però questo è proprio, cioè, guardate. Fare un secondo strato per vedere come viene. Perché veramente lo vedo usare proprio come fondotinta, quindi non capisco. E poi provo a metterci appunto il correttore. Questo secondo strato lo facciamo con la spugnettina. Allora, in generale il marchio di Charlotte Tilbury è stravalido. Io ho un sacco di prodotti che uso quando vado a truccare, tipo per lavoro, no? Le spose, compleanni, eccetera. Contando che uno dei miei primer preferiti è quello di Tarte, che avevo preso tra l'altro a Los Angeles sempre 2 anni fa ormai. E quello costava tipo qualcosa come 90 dollari, una cosa assurda. Questo è un prodotto particolare. Ovviamente, se non vi piacciono le basi luminose, che ve lo dico a fare, non fa per voi. Io utilizzo Light Ivory, che ha sempre un finish molto leggero. Potrei usare questa base come base passepartout leggera, tipo effetto seconda pelle. E poi ho sentito anche che in realtà dà un bellissimo effetto anche se lo mettete sopra al fondotinta. Però già col correttore effettivamente non mi dispiace. Vedete come cambia l'effetto? Rimane lucido, ma è come se avesse annullato tutte le discromie che ho da quest'altra parte, compresa appunto l'occhiaia. Guardate che bello! Che dite? A me piace un sacco. Dal vivo è anche un pelino meno riflettente di come lo vedete voi qui, però mi piace molto. Anche perché rimane poi bello idratante, non vi sentite la pelle pesante per niente. Ora dobbiamo solo capire come funziona quando lo setti. Vediamo se perde tanto questo effetto luminoso o se rimane di base. L'effetto rimane, nonostante qui vedete sia un po' più opaco, però rimane lucido. Finché c'è luce fuori, ve lo faccio vedere anche qui. Vedete com'è l'effetto? Un po' iridescente. Stavo cercando di tenere un po' su questa base perché ho detto ora l'ho fatta. Aspetto un attimo prima di struccarmi per vedere cosa succede. Sto notando che tende ad entrare tantissimo nelle pieghette, tipo questa qui del naso. Non so se vedete qui. Anche un po' qui sul mento. Vabbè, queste qua, ripeto, cioè io ce l'ho super marcate, vedete? Quindi ci entra qualsiasi prodotto. Non lo so, Charlotte. Niente, avevo detto se col vaccino vedevo i draghi, ma qua non vedo niente, raga. Boh, non lo so. A me è sempre l'effetto contrario. Mi fanno le cose, io sono sempre quella particolare.
Detto ciò, appena passata mia nonna, perché ovviamente i miei sono usciti, gli avranno detto passa a vedere Ilaria se non è morta o svenuta da qualche parte post vaccino. Non hanno ancora capito che veramente a me non fa nessun effetto. Niente, sono destinata a rimanere in questa condizione. Praticamente la mia amica Alessia, la ragazza che avete visto è venuta con me anche a Los Angeles, mi ha inviato un pacchetto. Perché in realtà questi sarebbero i tuoi regali di Natale, come ha detto lei. Il problema è che non lo posso aprire perché mi ha fatto una sorta di cosa scritta con l'ordine dei pacchetti e tipo una sorta di spiegazione, non ho capito. E quindi devo aspettare che mi risponda per aprire il pacchettino. Perché sono troppo curiosa! Cioè, sono tipo 2 settimane che me lo ha spedito, ma è da molto prima che me ne parla, quindi sono curiosa, io purtroppo non sono famosa per aspettare, quindi intanto lo descoccio. Visto che poi le devo registrare anche una sorta di video reaction, mi ha detto, il che mi preoccupa assai. Poi la facciamo insieme. No, vorrei farvi capire l'impegno di questo ragazzo. Cioè, mi ha fatto addirittura una cartella con punto 1, 2, 3, 4, 5. Cioè, guardate, cioè, leggete i nomi. Sono tutte cose relative ai BTS, giustamente. Però vi giuro, mi fanno spaccare. Mi accendo anche l'altro telefono, questo qui aziendale che ho. Così registro la reaction da mandare a lei. Vi giuro, è un'operazione questa cosa. Primo video, operazione Miyungi. Aiuto. Questo è un video che. Ma vuol dire che c'è il pacchetto 1? Per Ilaria, segui l'ordine dei regali e i video spiegazione. Don't cheat, Alessia. È che quando ti conoscono scrivono don't cheat. Ci sono anche delle canzoni associate. Shadow, Fire, Decita. Ho solo una cosa da dire per questo. Miyungi, enjoy. Sicuramente una maglietta. No! Aspetta, ho capito! Ho capito lo stile. Cioè, guardate la cura dei dettagli. Questa è quella che vedevamo sempre ai concerti! Che c'erano le tizie! No! Ma Miyungi... No! Questo Miyungi... Ragazzi... Cioè... Scusatemi! Quante ne rimangono ancora? Cioè, una vita! Missione Alfa, nasi fuori. Mi spiego questa cosa perché... Lo sapete, crush, ok, Jungkook... Però io sono fissata con una parte del suo corpo, della sua faccia in particolare, che è il naso. Nonostante sia importante, cioè un naso importante, io vi giuro sono innamorata. Quindi ogni volta giochiamo su questa cosa e adesso ho paura. Ah, The ABC Song, ok. Spero che questo riempia il tuo portachiavi e il tuo angolino da fangirl. Troppo. Cioè, sarebbe bellissimo se fosse un portachiavi a naso, ma non penso. Ah, questa è la cosa con la photocard. No, vabbè. Questa è quella che ti sei fatto fare anche tu. Ma è troppo bella. Poi dici, no, vabbè. Cioè, con la foto della live del compleannino. Ma come ti è venuta? Cioè, proprio a fare male, nel senso, mi spezza che c'è la photocard del servizio del Deacon. Cosa dovrei farci con questa foto adesso? Che io neanche le colleziono. Però, buono. Buono. Operazione arancione. Vedo che c'è tipo un mandarino. Questo è un rito per Miyungi, praticamente, con i mandarini. Ma quanti ne ha prese? Oh no. Oh no. Allora, questa è un'altra cosa di Miyungi. La leggenda narra che se crei una scia di questi per strada alle 00, un 28enne ti seguirà a casa. Ma tu hai dormito la notte per scrivere queste cose? Questo non è normale. Ma ti può mettere le slice di cose si... Però buono. Poi,
Missione 4. So show me, I show you. Questo è un Gimina. Ah, effettivamente serviva un po' di Gimina. Questo è il mio attempt di essere romantica. Just to let you have a matching and let you know that. So show me, I'll show you. Allora, che cosa può essere un tentativo di essere romantica nel senso? Ma l'impegno della bustina anche. No. Che cos'è questa collanina? Niente, poi noi fissate queste collanine. È una catenina con scritto I'll show you. Siamo troppo romantiche per questo mondo. Non so se si legge la cosa, ma c'è scritto I'll show you con la manina. Questa me la metto subito. Poi manca l'ultimo. Missione speranza. Giusto quella, ci manca la speranza. Ah, questo è un video di Natale. Feliz Navidad. Jay. Oh, è qualcosa relativo a Gio questa. Sì, song recommendation ce ne mettesse un'altra. Hop World, Chicken Noodle Soup, Ego. Spero che questo ti strappi una risata e ti dia un po' di speranza. Che cos'è? Non è di casa. Non è di casa, però non lo voglio girare. Ah no, non c'è niente. Oh, dove cacchio l'hai trovato? Hop. No, vabbè. No, vabbè. Questo è geniale! Questo è geniale, ti giuro! Dove cacchio l'hai trovato? L'hai fatto fare! No, credo questo l'abbia fatto fare apposta. Cioè, I'm your hope, you're my hope, I'm J Hope. Alessia, non mi devi far piangere! C'è una letterina scritta a mano! Prima leggo la parte stampata, poi quella che hai scritto tu. Wishing you a wonderful holiday season and hopefully, not J Hope! Hopefully, an amazing new year. We stay in hope. Cioè, pensavo di essere creativa, ma arrivata a questo punto ho sbagliato tutto nella mia vita. Merry Christmas, amica mia. Santa è passato per casa e ha lasciato queste cose. Spero apprezzerai che ti strappino un sorriso. Figurati, quando mai? Però ti possono far ricordare sia le risate che gli urli, che le grida, che gli scleri, che i pianti, che bla 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 bla, bla che abbiamo condiviso finora. Grazie per la tua amicizia e per essere la mia Fave conservati. E speriamo ce ne siano di più. Questo è niente, giusto? Questo è niente. Spero che l'anno prossimo ci porti solo cose belle. Ho finito di registrare tutto l'unboxing da inviare ad Alessia, perché ovviamente ci tenevo a vedere la mia reaction. Ho già indossato tutto quello che mi ha regalato, la collanina, perché noi non ci facciamo mancare nulla. Qui invece ha le chiavi della macchina, il keychain, questo qua con scritto Jungkook. Ci ho attaccato anche il mio mini pop. Guardate che belli suoi, la si è fatta fare quello di Jungkook. E ti cimina! Amarok, sei geloso? Un po' gelosino, sì, eh? E quindi adesso si è beccato i miei video reaction, con scritto proprio becca. Vedete quando vi dicevo, quando era nel video di Capodanno, tra le cose che mi rendono più felici e che mi hanno portato i BTS. Detto ciò, comunque sono le 7:20, non ho ancora avuto tempo in tutto ciò di fare la doccia. Poi mi sono struccata al volo prima, quindi dovevo fare anche la skincare. Alla fine ce l'ho fatta, non riesco a trovare And Just Like That, quindi ho messo Selling Sunset Tampa, che volevo comunque iniziare. Mi sono fatta una tazza di latte così bianco perché non mi va di cenare onestamente. Qui c'è l'icy e sono pronta per la mia serata. Prima ho avuto un leggerissimo giramento di testa, però è una cosa che ho già da diversi giorni, quindi non credo sia legato al vaccino. Io adoro la linea di Selling Sunset, la linea d'abbigliamento, la serie quella insomma originale. Tra l'altro mentre ero lì a Los Angeles volevamo passare anche a vedere il negozio da fuori, ma non ci siamo passate effettivamente alla fine. Vabbè, sarà un motivo per tornarci. Anche la giornata di oggi è giunta al termine. Ho acceso qua il mio vaporizzatore, che veramente mi ha cambiato un sacco la pelle, cioè non si secca più per niente, è una svolta, consiglio a tutti. Detto ciò, appunto per oggi è tutto. Spero di avervi tenuto compagnia anche oggi. Vi mando ancora un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!